Invece all'assessore, che tra l'altro ha delle deleghe cruciali, quelle alla sanità, è giusto che la campagna vaccinale venga gestita in modo estremamente centralizzato, con la responsabilità in capo al commissario straordinario e non ai 20 assessori regionali, alle 20 giunte regionali che in questo momento hanno la titolarità delle politiche sanitarie nel Paese? Ma finché guardi stiamo parlando di logistica e distribuzione dei vaccini, può andare bene, anche perché se davvero stiamo parlando di un vaccino che per essere distribuito ha bisogno di refrigeratori a meno 80, capite bene da un punto di vista logistico che inferno possa essere. Quindi diciamo, questa base logistica della distribuzione va bene, poi è chiaro certo. Che sulla, lei condivide sulla somministrazione. L'indicazione che ci è arrivata ieri dal commissario, ma che ragionevolmente riflette l'orientamento dell'intero governo di rendere questo vaccino non obbligatorio. Anche qui è impossibile parlare di obbligatorietà se non abbiamo stabilito quali sono gli obiettivi della vaccinazione. È una vaccinazione che serve a proteggere il singolo individuo vaccinato? Beh, allora l'obbligo non serve a nulla. È chiaro che io, se devo proteggere me stesso, sono certo. Libero di vaccinarmi o no. E se invece serve per la immunità di gregge, certo. Si può ragionare. E allora, visto che ciascuno sarà libero di vaccinarsi o no, lei personalmente si vaccinerebbe? Glielo chiedo perché è un altro oramai grande punto di riferimento nel dibattito scientifico di questi mesi. Andrea Crisanti ieri se n'è uscito con una dichiarazione davvero sconcertante: date queste premesse io non mi vaccinerei. Ma guardi, attenzione ancora una volta alla comunicazione. Io mi sono persino offerto per far parte della sperimentazione del vaccino, quindi si figuri. Quindi si era io, proposto come cavia. Esatto, quindi, ma proprio fuori discussione. Allora, è chiaro che se le dosi sono poche, devo vaccinare una persona più debole di me, do la precedenza agli altri. Allora, grazie per averci aiutato a fare